Ciao a tutti ragazzi, qui è Jason Aquino e sono qui con questo nuovo video dove andremo a scoprire la vera identità di Snakino, ovvero sia, è un santo come dice, come fa vedere, o è un malvagio, un diavolo, un infernale maledetto della morte certa? Risposta migliore non ce la poteva dare se non un test preso da internet, ovviamente. Il test in questione è il sai controllare la tua ira? Mi raccomando ragazzi, nei commenti, oltre a lasciare tanti mi piace per questo video, per farmi capire che vi piace e per portarvene altri, lasciatemi anche scritto quali altri test potrei fare e portarvi qui sul canale. Mi raccomando che se il test dovesse dire che sono malvagio, vi vengo a prendere tutti quanti a casa se non rispettate quello che vi ho detto. Buona visione! Allora, partiamo dalla prima domanda. Ti trovi in un luogo pubblico e qualcosa ti fa innervosire. Come ti comporti? Cerco di mantenere la calma, dico la mia cercando di mantenere un certo controllo, difficilmente mi trattengo e divento irascibile. Io normalmente dico la mia cercando di mantenere un certo controllo, non sono subito aggressivo, prima cerco di spiegarmi, poi magari si vedrà insomma. Quando mi sento provocato, rispondo subito alla provocazione, conto fino a 10 meditando una risposta, uso l'arma dell'indifferenza. Allora, normalmente uso l'arma dell'indifferenza, anche se ogni tanto, quando la provocazione è bella grossa, rispondo anche abbastanza diretto. Diciamo che rispondo con la maggior parte delle volte cosa faccio, l'indifferenza è l'arma migliore. Se è imbottigliato nel traffico, come reagisci? Attendo pazientemente, mi agito, suono il clacson. Io mi agito abbastanza, non suono il clacson, ma mi agito. Ti capita spesso di desiderare vendetta? Spesso, talvolta praticamente mai. E l'ultima la escludiamo perché praticamente mai, nemmeno i santi effettivamente. Spesso no, quindi diciamo talvolta. Osserva la scena, hai mai desiderato fare la stessa cosa? Spesso, è capitato? Mai. È capitato. E anche abbastanza spesso, diciamo non sempre, però abbastanza spesso per varie problematiche. Magari c'era un problema al PC, c'era un problema mentre giocavo, era successo qualcosa, ero agitato per qualsiasi cosa. È successo abbastanza spesso, non semplicissimo però, abbastanza. A questo ragazzi, io veramente, ricevi l'ennesima telefonata commerciale, come rispondi? Rispondo in malo modo, dico subito che non sono interessato, lascio parlare l'interlocutore, poi dico la mia. Gli dico subito come penso di rispondere a questo, vattela a piander culo, hai capito? A te che fai quel lavoro, vattela a piander culo, Scopri che il partner ti ha tradito, qual è la tua reazione? Imprecare contro di lui o lei? Ti pago con la stessa medaglia, lo lascio o la lascio ovviamente. Qui non c'è effettivamente la risposta che vorrei dare ragazzi, perché io normalmente, o comunque quello che farei perché non mi è mai successo fortunatamente, la lascerei e nel mentre mi vendicherei in qualche modo, magari mettendo zizzania tra i due o comunque rompendo le palle a qualcuno, facendo insomma un po' lo stronzo. Sì, lo ammetto, un po' lo stronzo lo farei, però la lascerei. Se in coda qualcuno ti passa davanti, come ti comporti? Reagisco in due modi diversi. Sia lascio perdere, non ho fretta, sia rispondo in malo modo immediatamente. Diciamo che il più delle volte lascio perdere perché non ho fretta, diciamo sto lì tranquillo, non mi interessa se qualcuno passa davanti, anche se qualche occhiataccia o qualcosa la dico. Però quella volta ogni tanto mi arrabbio anche parecchio e infatti sfocia in una discussione, però poi comunque non si va mai oltre, però si trasforma in una discussione molto accesa sulla stronzaggine della gente. Come vicini di Ombrellone è peggio avere un gruppo di adolescenti, degli anziani chiacchieroni, una famiglia con bambini. Assolutamente un gruppo di adolescenti, perché bene o male la famiglia con bambini rompe il cazzo, ma stanno lì perché i genitori magari li tengono un attimo a bada o se ne vanno al mare e non scassano la minchia. Gli anziani non hanno mai dato problemi, almeno per quanto mi riguarda. Gruppo di adolescenti deve scassare coglioni col pallone che ti viene in continuazione addosso. Sì, gioco pure io a pallone, a pallavolo, quello che capita, ma sto attento. C'è la maggior parte degli adolescenti nuovi di adesso non sta attento a un cazzo, dà solo fastidio, ti fuma a fianco, giocano a pallone, a racchetto e a rompicoglionaggine assurde, musiche di merda che ti vanno a cannone nelle... Vaffanculo. Hai acquistato un nuovo mobile e dando un'occhiata alle istruzioni, il montaggio ti sembra molto complicato. Cosa decidi di fare? Mi faccio aiutare di qualcuno, rimando ad un altro momento, ci provo seguendo passo passo le indicazioni. Io rispondo, mi faccio aiutare da qualcuno, perché non sono mai bravissimo con le cose da fare. È raro che mi metto passo passo a seguire le istruzioni, preferisco magari farmi dare una mano da qualcuno. Quante volte ti arrabbi in una settimana? Quasi tutti i giorni, qualche volta, praticamente mai. Qualche volta è la risposta giusta? E ragazzi, adesso scopriremo la vera identità di Snakino. Attenzione,
Equilibrato, ragazzi, non sono un santo, non sono malvagio, sono equilibrato. Comunque, ragazzi, sperando che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, ricordate di lasciare i like, passate per Facebook, Instagram per seguirmi sui social al di fuori di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, nei commenti nuovi test suggeriteli. Ciao e alla prossima. Bella.